è davvero legato. È legato al tronco del grande albero, poco distante dalla buca dove è sepolta Julie. Le gambe fissate in alto da una corda e le braccia incrociate, ben strette, dietro la schiena. La testa poggia sul terreno umido, creando un angolo scomodo e doloroso tra il collo a terra e la spina dorsale contro la corteccia. Ha dei tagli lungo le gambe e percepisce il gocciolare lento del sangue scivolare nero fino al basso ventre. Quello marchiato con altri due tagli, forse più profondi, a formare una croce rovesciata. Il cuore batte forte. Adesso è lui, l'appeso.